Comincia male il 2014 per il Bari, che festeggia con una sconfitta la partita numero 3000 della sua storia di campionato, perdendo 1-0 al San Nicola contro la regina dei nuovi tecnici Gagliardi e Zanin. Solo dopo un minuto gli ospiti si portano in vantaggio. Iniziativa personale di Fischnaller sulla sinistra, cross al centro dell'area per Maicon, che anticipa con tempismo Calderoni infilando Guarna, portando sull'1-0 la squadra calabrese. Gara in salita per il Bari, colpito a freddo, infatti è ancora la regina a farsi vedere in attacco con un'azione personale di Fischnaller, che tira ma il suo destro viene parato in due tempi dal portiere Guarna. Un Bari poco lucido e contratto si rende pericoloso al 34esimo su ripartenza di Joao Silva, che serve al centro dell'area per Galano, che tutto solo spreca mandando a lato un tiro a volo di sinistro. Il Bari ci riprova con Romizzi dalla distanza, ma il suo destro termina a lato. Il primo tempo si chiude con l'ammonizione di Barilla per fallo su Fedato. Nella ripresa il Bari scende in campo più determinato e incisivo e al settimo arriva l'occasione del pareggio. Fallo di Dell'Olio in area di rigore su Sciaudone e l'arbitro decreta il penalty. Sul dischetto si presenta Defendi, debole la sua battuta, neutralizzata dal nuovo acquisto Amaranto Pigliacelli, che poi salva anche su Fedato. Il Bari aumenta il ritmo alla ricerca del pari. Dopo 3 minuti cross dalla destra di Fedato per il capitano Defendi, di destro che viene respinto molto bene dal portiere ospite. Dopo un minuto ci riprova Romizzi su punizione con tiro respinto in angolo dal portiere ospite. Mister Alberti rimescola le carte mandando in campo il nuovo acquisto del vecchio per Sciaudone, Beltrame per Galano e Fossati per Sabelli. Però è inutile il forcing finale dei biancorossi, che perdono anche la testa chiudendo la gara in 9. Prima Fossati rimedia l'espulsione per gioco violento su Adeio, poi Romizzi va fuori per doppia ammonizione. Vince la regina, il Bari rivede le streghe e il San Nicola contesta squadra e proprietà. Sul piano della produzione di gioco il Bari non avrebbe meritato nemmeno il KO, ma permane la pochezza assoluta negli ultimi 20 metri. Ritorna a far paura anche la classifica, i Galletti ripiombano infatti in zona play out.